Buongiorno donne, oggi andremo a fare un'altra ricetta con gli spaghetti shirataki, quei nostri famosi spaghetti di konjac che è una radice, che hanno pochissimi carboidrati e niente zuccheri. Faremo questa ricetta con pomodorino, zucchina e vongole che erano state precedentemente pulite e poi messi a congelare, così ho sempre la scorta dentro al congelatore, ok? Adesso intanto andiamo a preparare il nostro sughetto. Mettiamo un po' di aglio, andiamo a tagliare il nostro aglio. Per chi non piace a pezzi lo può anche mettere intero e poi levarlo, però a me mi piace, quindi ce ne metto un po' tritato. Quindi andiamo a tritare il nostro aglietto. In modo che così ci dà il nostro sapore che ci piace. Vabbè, non tutti piace, quindi oggi mi pizzica un po' la gola. Si sente i primi tempi freddolosi. Ok, andiamo a mettere il nostro aglio tritato. Olio extravergine di oliva, si vede? Andiamo ad accendere la nostra piastra, mettiamo un po' più così perché sennò non si vede. Mettiamo la piastra e intanto tagliamo i nostri pomodori già lavati, ok? Tagliamo a pezzettini. Io un pomodorino ce lo metto sempre nelle cose perché dà un po' di colore, dà un po' di sapore. Se no tutto bianco bianco non è che mi piace tanto. Andiamo a tagliare i nostri pomodorini. Andiamo a girare il nostro aglietto. Volendo ci possiamo mettere anche un po' di peperoncino, che male non gli fa. Quindi mettiamo il nostro pomodorino, ok, poi prendiamo la zucchina, in questo caso per un pacchetto solo io ne prendo solo mezza, che non serve tutta, se no facciamo solo zucchine. Tagliamo a pezzettini piccoli. E aggiungiamo il nostro pomodoro e aglietto, ok? Uso molto la zucchina perché è una di quelle verdure che in chetogenica contiene, comunque in natura, non in chetogenica, in natura contiene pochi carboidrati. Tutte le verdure verdi contengono pochi carboidrati, ok? Quindi diciamo che la zucchina è molto 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 che si può usare con tutto, insomma, molto
molto molto, come si dice, molto, oh non mi viene la parola, in questo momento ho un lapsus. Quindi mentre fa il nostro sughetto possiamo intanto aggiungere il nostro shirataki, così cuoce insieme, perché ha bisogno di 10 minuti, 10-12 minuti per cuocere, quindi cuoce il sughetto e cuoce il nostro shirataki e si insaporisce bene. Vedete? Questa palletta sono degli spaghetti che con l'umidità e il calore si apriranno. Ora, come per magia, si apriranno. Poi andremo ad aggiungere quasi all'ultimo le vongole, perché le vongole, essendo già state cotte perché sono state aperte, se noi le mettiamo prima si seccano troppo, diventano dure, e allora le andremo a mettere per ultimo, ok? Quindi aspettiamo 10 minuti e tra un po' arriviamo. Allora, eccoci, i nostri shirataki stanno cuocendo, vedete? Sono al dente, perché a me piacciono al dente, anche se comunque non scuociono. Questi secchi puoi gestire la cottura, perché quelli invece già dentro le scatole con il liquido sono un po' moscetti. Io preferisco questi secchi che posso gestire. Adesso andremo a mettere le nostre vongole, che io già ho scongelato e precedentemente, come ho detto prima, già preparato in passato. Facciamo cuocere ancora un pochetto, ma poco poco, perché le vongole sono già cotte. E poi andremo a impiattare. Ah, vedete la maglia mia di oggi? Che c'è scritto? Allora, le piccole cose creano sorrisi. Ed è vero, perché dobbiamo gioire delle piccole cose. Non... Se noi abbiamo aspettative troppo alte, magari non saremo mai felici, capito? Invece magari le piccole cose sono quelle cose che ogni giorno ci fanno sorridere, ci fanno stare bene. Ci sono dei momenti magari che uno sta più arrabbiato, più stressato, però non deve perdere mai il sorriso di apprezzare le piccole cose. Quindi anche un buon piatto rende felici, perché la felicità di chi lo mangia, che ti dice "oh, ammazza, oh, ma è proprio buono", ti rende felice, capito? O anche la soddisfazione di averlo cucinato, quando lo vai a mangiare pensi "oh, però sono stata proprio brava". E comunque sia, questa cucina è molto semplice, perché non è che bisogna fare un granché. L'importante è impegnarsi un pochetto. Sono cucine comunque semplici, ricette facili, un quarto d'ora hai fatto. Adesso i nostri shirataki sono pronti e andiamo a impiattarli. Quindi sorridete sempre, ricordatevi, e apprezzate qualsiasi cosa della vita, perché la vita è breve. Quindi magari noi passiamo anni ad aspettare alcune cose e non le avremo mai. Quindi apprezziamo quello che abbiamo, va, che c'è gente che sta peggio pure. Andiamo a impiattare i nostri shirataki un po' grossolanamente, a modo mio. Ci mettiamo sopra il nostro sughettino di zucchine e vongole e pomodoro. Ok, e voilà, i nostri shirataki con vongole,
zucchine e pomodorini sono pronti. Adesso andiamo ad assaggiarli, così vediamo come sono. Però bruciano, soffiate. Molto sfiziosi, guardate, belli, un bel piatto. Ciao ragazzi, ciao donne in cucina.